Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi nuova video ricetta e voglio farvi vedere quindi come ho realizzato questa crostata rettangolare. La ricetta è semplicissima. La ricetta potete trovarla già sul canale, in realtà perché è una ricetta che ho già realizzato, però è fatta in modo diverso. Quindi ora vi lascio alla sigla. Iniziamo subito con gli ingredienti. Per questa preparazione avremo bisogno di 8 g di lievito e 300 g di farina, 150 g di zucchero, 100 g di burro delattosato o margarina, un tuorlo e un uovo intero. Ed ovviamente per la farcitura 200 g circa di crema di limoni. Io sto utilizzando il Bimby, voi ovviamente potete utilizzare qualsiasi altro robot da cucina o anche farlo a mano. Verso tutti gli ingredienti nel boccale. E lascio che impasti per un minuto a velocità 6. Una volta terminato l'impasto, apro il boccale e verso il composto ottenuto all'interno di una ciotola infarinata. Lascio il tutto che riposi in frigo per almeno 30 minuti, oppure in freezer per 10. Trascorso il tempo di riposo, il composto sarà sempre abbastanza morbido, nonostante appunto il riposo in frigo o in freezer. Mi sporco le mani di farina, lo spargo ancora un po' di farina e lo trasferisco nello stampo che ho scelto, nel mio caso uno stampo rettangolare. Preferisco procedere a mano e non stendendo l'impasto con un mattarello perché appunto è ancora molto morbido e risulterebbe appiccicoso. Prendo poi, una volta sistemato tutto l'impasto, una forchetta e bucherello la parte sottostante. Adagio sull'impasto la carta da forno e sono pronta per la prima parte della cottura. Porto il composto in forno preriscaldato a 180 gradi. Essendoci del lievito nell'impasto, il composto è lievitato in forno al caldo, quindi ho dovuto creare di nuovo la conca che mi serve per versare la crema. Con l'impasto che è rimasto vado a creare le striscioline per appunto dare forma alla crostata. Ovviamente potete creare tutti i simboli che volete, anche delle foglioline o dei cuoricini. In forno ora la mia crostata, sempre in forno caldo, 180 gradi, e per almeno altri 15 minuti. Ci accorgeremo che la crostata è cotta quando sarà ben dorata in superficie. Ultimata la cottura, posso servire la crostata con un ciuffetto di panna di soia e la marmellata di lamponi. Il contrasto è spettacolare, provatela! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi ho una nuova ricetta, nuova in tutti i sensi. Sono finalmente riuscita a realizzare una cheesecake senza formaggio, che sia senza lattosio quindi.